Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale, io sono Marco, oggi siamo tornati con un nuovo video, ma mi raccomando, come al solito, lasciate subito un bel like, un commento scrivendo il titolo del video che vorreste vedere in futuro sul nostro canale e iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella delle notifiche. Oggi siamo tornati con un video di consigli. Infatti in questo video vorrei cercare di dare i migliori consigli per i giovani calciatori che vogliono diventare dei professionisti nel corso della loro vita calcistica. Quindi ragazzi, seguite il video fino in fondo per imparare delle nuove cose, per condividere con noi nei commenti i vostri, diciamo, trucchi, i vostri pensieri, i vostri allenamenti su come state facendo per diventare un calciatore professionista e mi raccomando, seguiteci sempre. Oggi ragazzi infatti andremo a vedere dei consigli che vi voglio dare, dei consigli proprio adatti per i giovani calciatori. Cosa devono fare i giovani calciatori? Io ho cercato di vedere un po', anche leggendo articoli su internet, leggendo un po' di storie, di cosa possono fare i giovani calciatori, ho cercato di raccogliere un po' di informazioni che mi sento di condividere con voi. Infatti, la prima cosa che vi vorrei consigliare, secondo me è un consiglio che ho detto spesso nel corso dei nostri video, è quello di saper giocare in più ruoli. Perché questo? Un po' perché un giovane calciatore deve formarsi, quindi non è detto che se uno ha 6 anni gioca punta, giocherà punta per tutta la vita. Non è detto da nessuna parte, non è sicuro, non è certo e così via. Un calciatore giovane deve sperimentare, deve provare a giocare in più ruoli, un po' per capire anche quali sono le sue reali attitudini. E di sicuro non sono delimitate 6 anni da una determinata posizione, da un determinato ruolo. Un calciatore deve sperimentare, deve giocare in più ruoli, capire quale ruolo fa più per lui, quale lo sente meglio, quale secondo il calciatore è il ruolo in cui può rendere di più, quale gli piace di più. Sono tutte questioni interessanti che vanno affrontate. E poi anche perché poi nel corso della vostra vita calcistica non solo vi svilupperete in un ruolo, quindi quel ruolo in cui vi trovate bene, lo volete far diventare vostro, cercherete di migliorarvi sempre di più, cercherete di giocare sempre di più in quel ruolo proprio per migliorare le vostre capacità. Ma poi anche sapendo giocare in altre posizioni sarete duttili. E la duttilità, quindi questa capacità di sapersi adattare a più situazioni, verrà valutata in maniera positiva dall'allenatore. L'abbiamo già visto in altri video. Quanto conta saper giocare in più ruoli? Io ho fatto l'esempio di Gareth Bale sempre, perché Gareth Bale è un calciatore molto intelligente. Lasciamo stare poi dopo quello che ha fatto, anche la scelta adesso di andare a giocare in America, va bene, tutto quello che volete. Però Gareth Bale ha iniziato veramente come terzino sinistro, ha giocato come laterale sinistro, ha giocato come esterno sinistro d'attacco, ha giocato come punta. Gareth Bale è un calciatore duttile, perché i suoi allenatori, sin dalle origini, dal Southampton, ma poi al Tottenham, poi al Real e così via, hanno visto in lui un calciatore che poteva fare tutta la fascia a sinistra. Non si è limitato a dire io gioco terzino, va bene così. No, si è migliorato sempre di più. Ha fatto sì che la progressione, per esempio, il suo tocco palla, la sua velocità di esecuzione, grandissimo strapotere fisico, doti tecniche e così via, piano piano si migliorassero sempre di più, fino ad arrivare poi a un esterno d'attacco veramente impressionante. Gareth Bale dei bei tempi era un Gareth Bale unstoppable, proprio potevi fermarlo veramente neanche col motorino. Veramente Gareth Bale era un calciatore molto forte, però che ha fatto anche della duttilità un suo punto di forza, ha saputo giocare in più ruoli. Guardate Florenzi, centrocampista centrale, esterno d'attacco, esterno centrocampo, terzino, e non ha mai detto niente. Ha sempre trovato il modo di giocare attraverso la sua duttilità. Quindi saper giocare in più ruoli è un consiglio che io mi sento di dare per i giovani calciatori, un po' per trovare dunque la propria posizione in campo, un po' anche per sviluppare quella duttilità che vi può essere di aiuto nel corso degli anni successivi a trovare sempre una collocazione in campo tra gli 11 titolari. Un altro consiglio che mi sento di darvi, e anche questo che lo dico sempre, è quello di essere motivati. Ma la motivazione fa tanto. Io penso che in tutte le scelte della nostra vita dobbiamo essere motivati, dobbiamo crederci, dobbiamo dire ok, mi impegno per raggiungere quell'obiettivo. Se il vostro obiettivo è quello di diventare un calciatore professionista, ovviamente ci saranno delle difficoltà dovute al fatto che non è facile arrivare ad esserlo, ma almeno motivatevi il più possibile per provare a raggiungerlo. Magari non ci arriverete a giocare in Serie A, arriverete in Serie C. Perché ci avete creduto, avete dato tutto voi stessi nel corso degli allenamenti, vi siete impegnati, avete preso le migliori decisioni, in campo siete andati sempre concentrati, sapete che non avete niente da rimpiangere. Questa è la cosa. Secondo me l'importante è quello di un giovane calciatore, quello che ha tutto il tempo davanti, no? Quindi ha tempo per migliorarsi, ha tempo per cambiare idea, ha tempo per sviluppare delle altre idee e così via, no?
Però sapere che dopo 10 anni, magari, voi adesso avete 6, 7, 8 anni, sapere che vi ritroverete magari a 18 anni, a dire io ci ho provato in tutti i modi, perché ci ho creduto. Adesso non gioco in Serie A, ma magari sono nella primavera di una squadra di Serie C. Dov'è la cosa di male? Non avete fatto niente di male. Siete arrivati ad un livello alto, livello che vi siete meritati, il livello che avete cercato di veramente ottenere con sacrifici, con impegno, con motivazione. Io questo lo ritengo importante in tutti i settori della vita, non soltanto nel mondo calcistico. L'essere motivato vi dà qualcosa in più. L'essere motivato vi permette di arrivare ad allenamento 10 minuti prima e di andare via 10 minuti dopo. Perché? Perché credete in voi stessi, credete nel vostro sogno, siete ovviamente oggettivi perché sapete, questo è importante. Non bisogna essere presuntuosi, sapete i vostri limiti, ma l'essere motivato vi permetterà di andarli a colmare. Attraverso l'allenamento, attraverso la volontà, attraverso proprio il vostro impegno quotidiano, che vi permetterà anche di evidenziarvi dagli altri. E dunque l'allenatore questo lo vedrà, perché chiaramente vedrà un calciatore propositivo, vedrà un calciatore che si è impuntato, vuole migliorarsi sempre di più, vuole cercare di andare oltre i propri limiti per diventare titolare inamovibile nella propria squadra e per andare oltre. E questo, ragazzi, nonostante le difficoltà che possono essere create dall'allenatore, nonostante le difficoltà che possono essere create dal vostro team, ovviamente, da voi stessi, che io reputo sempre essere noi stessi il nostro principale nemico, voi dovete andare oltre tutto questo. Dovete motivarvi giorno dopo giorno per andare oltre i vostri limiti, migliorarvi sempre di più ed essere un calciatore migliore. Infine, l'ultimo consiglio che vorrei dare per i giovani calciatori, e in questo mi sento anche molto partecipe, no, in questo consiglio, è quello di non mischiare l'essere un giocoliere, quindi fare le skills, tutte queste cose, col diventare un calciatore, un giocoliere, come lo chiamo io. A me piacevano tanto le skills, no? Il tunnel, l'elastico, sono utili. Io non ho mai trovato questa utilità poi col senno del poi, perché mi ricordo che quando giocavo ed ero un po' più piccolo le trovavo molto utili queste skills. Però realmente, ragazzi, distinguete fare le skills, fare anche freestyle, queste cose col diventare un calciatore vero, un calciatore completo. Il calciatore completo è quello più semplice, è quello che sa giocare nella semplicità più assoluta. Lasciate perdere in campo le skills, i trick, anche le skills che noi facciamo vedere sono skills molto belle, però realisticamente in campo non so quante volte uno può trovare l'opportunità. Soprattutto anche il coraggio di prendere certe scelte, perché io mi ricordo, a me piacevano tanto queste skills, non lo nego, però anche tante volte l'allenatore me l'ha detto, o la smetti, cioè non mi ha fatto mai trovare a mio agio. Io le reputo, secondo me, utili le skills quando non ci sono altre soluzioni, quindi quando nessuno vi può dire qualcosa. Oppure, ovviamente, se siamo in uno contro uno e se salto giocatore c'è il portiere. Chiaro, lì devo impegnarmi in tutte le maniere per cercare di fare la skills per superare il mio avversario, quindi non le metto in dubbio. Però dall'altra parte, la cosa che vi consiglio è di giocare semplice. Non fate le giocate da giocoliere, non pensate che se imparo chissà quale trick lo metto in campo. No, perché provate a giocare centrocampisti centrali e a dire, oddio, voglio fare sempre il sombrero. Cioè, chiaro che sono situazioni irrealistiche, o perlomeno se voi l'andate a fare, cioè io temo per voi che dopo 2 minuti sarete sostituiti, forse anche meno. Quindi quello che vi voglio dire è che queste skills, queste abilità, diciamo da giocoliere, sono abilità per voi stessi. Chiaro che se volete sviluppare la vostra tecnica, è chiaramente utile sviluppare anche queste capacità, queste giocate e così via. Però dall'altra parte, in campo, credetemi ragazzi, quello che conta è la semplicità, l'essere semplice, l'essere leggero, fare pochi tocchi ma farli efficaci. Ragazzi, pensate a Luka Modric. Cioè lui secondo me è un calciatore che può giocare fino a 80 anni, veramente, perché rende facili le cose veramente più difficili che ci siano, come fare uno stop e un passaggio d'esterno. Cioè lui le fa con una facilità clamorosa, eppure non fa giocate, non è che Luka Modric dici, oh mio Dio, è sempre stato un giocatore skillatissimo. No. Però le fa con una semplicità, con un'efficienza clamorosa ed è da prendere esempio. Spero ragazzi che in questo video vi ho fatto capire che per i giovani calciatori c'è sempre margine di miglioramento, saper giocare in più posizioni,
È una cosa secondo me molto utile, soprattutto per il futuro. Imparate veramente a saper giocare in più posizioni per essere duttile e per avere sempre la possibilità poi di essere schierato dal vostro allenatore. La motivazione ci permette veramente di trovare quell'energia in più, quel qualcosa in più per fare il salto di qualità ed è essenziale se volete diventare dei calciatori professionisti. E in più l'evitare delle giocate superflue, siate semplici, siate spensierati, siate ovviamente guardate l'azione e siate liberi di prendere la vostra decisione più semplice. Questo secondo me sono, non mettetevi dei paletti in testa, io devo cercare di impressionare, devo cercare di fare la giocata più difficile, perché poi è lì nella giocata più difficile che magari uno può sbagliare, può trovarsi in difficoltà. Poi ovviamente fate una giocata difficile, perdete anche di fiducia e non riuscirete più a rendere come prima. Siate semplici, ma siate efficaci. Questo è il consiglio che mi sento di dare ai giovani calciatori, soprattutto che hanno tutto il tempo davanti per migliorarsi. Sviluppate le vostre capacità decisionali. Prendete sempre la migliore decisione in base alla semplicità. Quella è la decisione più efficace, ma più semplice. Fatela, seguitela, giocate e miglioratevi sempre di più, ovviamente divertendovi. Questo è il consiglio più grande e spassionato che vi posso dare. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, continuate a supportarci sempre lasciando subito un bel like, un commento scrivendo il titolo del video che vorreste vedere in futuro sul nostro canale e iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche. Un saluto da Marco dai Free Kicks Italian, ciao a tutti!